Consiglio regionale aperto sulle condizioni di lavoro della polizia penitenziaria in Piemonte. Sovraffollamento, aggressioni continue e la carenza di personale al centro del dibattito in aula. 1000 assunzioni in meno rispetto al 2023, il trend negativo registrato da Unioncamere in un bollettino realizzato con il Ministero del Lavoro. Durante la fiera di San Baudolino ad Alessandria, la tradizionale premiazione dei migliori esemplari di trippole del territorio. Abbiamo sentito un esperto in materia. La Juventus ha deciso di esonerare dalla guida della Next Gen Paolo Montero. Torna Massimo Brambilla, momento complicato in casa granata dopo la sconfitta nel derby. Buonasera, bentrovati da TG Piemonte. Consiglio regionale aperto sulle condizioni di lavoro della polizia penitenziaria in Piemonte. Tra le principali criticità, il sovraffollamento, le aggressioni continue e la carenza di personale. Sentiamo. Consiglio regionale aperto sulle condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria in Piemonte. Un momento di confronto per una presa di coscienza di una situazione ormai al limite, come hanno spiegato i rappresentanti dei sindacati che hanno preso parola di fronte al Consiglio. Un contesto complesso tra sovraffollamento e carenza di agenti. Un settore che convive con aggressioni continue. Una categoria la cui età media è di oltre 50 anni, con turni di lavoro massacranti e un numero crescente di suicidi sia tra i detenuti che tra il personale. Un problema di sicurezza, sottolineato il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco in apertura dei lavori, di giustizia sociale, legalità e dignità umana. Presente anche Mario Antonio Galati, provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria. Dottor Galati, quali sono le possibili soluzioni? Sono qui da troppo poco tempo per individuare le soluzioni specifiche di ogni istituto. Le soluzioni generali sono quelle di lavorare con gli strumenti che si hanno a disposizione. Oggi in Piemonte abbiamo strumenti non molto significativi. Abbiamo un personale carente ma adeguato. Abbiamo una organizzazione carente ma adeguata. Bisogna semplicemente operare secondo le regole di ingaggio che sono già previste, lavorare sulla prevenzione, quindi sull'individuazione e sull'accompagnamento, su una sicurezza di conoscenza del detenuto, su una sicurezza anche legata alla strumentazione che abbiamo a disposizione, su una sicurezza legata alla presenza del personale che abbiamo a disposizione. Sicuramente dati certi sono quelli del sovraffollamento e poi manca il personale. Assolutamente sì, entrambe le cose. Abbiamo un sovraffollamento che è pari al 118%, quindi abbiamo un 18% in più dei detenuti, ma abbiamo nello stesso tempo un 15% di celle inagibili legate alle attività di sommossa degli ultimi mesi, quindi sostanzialmente il sovraffollamento è quasi vicino allo zero. Come media, chiaramente, è la regola del mezzo pollo a testa, per capirci. Abbiamo personale sicuramente carente, ma abbiamo una carenza inferiore a quella che è la media nazionale e a quella che è la carenza delle altre regioni. Occorrerà lavorare sull'ingaggio preventivo e sulla conoscenza dei detenuti, sulle opportunità trattamentali finalizzate a prevenire queste situazioni di sommossa. Ambulanti in mobilitazione a Torino, i lavoratori sono scesi in piazza per difendere i loro diritti. In corteo e al grido "Vogliamo lavorare" sono partiti da piazza 18 dicembre e si sono diretti in prefettura. Ambulanti in mobilitazione a Torino, il corteo è partito da piazza 18 dicembre e si è concluso davanti alla prefettura in piazza Castello. Gli ambulanti sono scesi in piazza per difendere i loro diritti. I problemi sono tanti, ma ci sono anche delle urgenze. Le urgenze sono i rinnovi delle concessioni che non arrivano e sono 18 anni che c'è il problema, è un problema che è sollevato solo dal nostro paese. Nel resto d'Europa gli ambulanti non sanno neanche cos'è, che è la direttiva Bolkestein, e mette a rischio il futuro, mette a rischio la pianificazione delle famiglie e i nostri investimenti, ed è un grosso problema. Mentre potremmo essere un grande appeal turistico per il territorio, come avviene a Barcellona, come avviene in altri stati. Secondo problema, abbiamo una DDL depositata in Senato da due senatori della maggioranza che minaccia la tassa giornaliera di Torino. Se passa significa pagare il 50% in più. Significa far chiudere altre famiglie, altre aziende a fine anno, e io non credo che ce ne sia ancora bisogno. Terzo problema, la blocco dei mezzi da lavoro. Il blocco dei mezzi da lavoro è un'assurdità,
purtroppo sappiamo che Comune e Regione hanno le mani legate, perché comunque ci sono state delle indagini, dei problemi. Abbiamo bisogno di una legge nazionale che stabilisca delle deroghe per chi usa il mezzo per un quarto d'ora al giorno per andare al mercato e tornare indietro. Cerchiamo di farci ricevere dal Ministero per questi problemi. Ci sono tre ministeri coinvolti e abbiamo bisogno che si apra un tavolo per risolvere questi problemi, che finalmente venga aperto. È necessario che venga fatto questo, altrimenti continuiamo con i soliti rimpalli all'italiana e non si risolve nulla. Alla fine del corteo i manifestanti sono stati ricevuti dal viceprefetto, che comunicano in una nota, ha ascoltato le loro istanze e si è impegnato a trasmetterle al Ministero. La speranza degli ambulanti è che in queste ore arrivino risposte da Roma, altrimenti concludono, proseguiranno con la protesta. Per la seconda volta in pochi mesi gli avvocati hanno sfilato in corteo a Torino per denunciare la paralisi in cui versa l'ufficio dei giudici di pace. Quasi 200 toghe hanno percorso le poche centinaia di metri che separano la sede delle ex carceri nuove ai cancelli del Palazzo di Giustizia. Parliamo di assunzioni adesso. 1000 assunzioni in meno nel mondo del lavoro rispetto al 2023. Il trend negativo registrato da Unioncamere in un bollettino realizzato con il Ministero del Lavoro. E le aziende fanno fatica anche a trovare le figure specializzate. Vediamo tutti i dati. 28.580 sono le persone che le aziende piemontesi sono pronte ad assumere entro novembre, ma la metà dei posti rischierebbero di rimanere vuoti. Sono i dati che emergono dal bollettino del sistema informativo Excelsior realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro attraverso alcune interviste a imprenditori del territorio tra settembre e ottobre. Nel 2023 le aziende piemontesi prevedevano di assumere 1.030 lavoratori in più rispetto a quest'anno e il calo prospettato nella nostra regione c'è stato, facendo registrare un meno 3,5%, il dato più elevato della media nazionale, che si ferma a un meno 0,7%. Nell'analisi non c'è solo una frenata del lavoro, ma anche una difficoltà nel reperire i candidati. Il motivo? Unioncamere non parla di stipendi troppo bassi o mansioni poco apprezzate, ma di mancanza di candidati idonei per il 34,8% o di candidati impreparati per il 12,2%. Per fare un esempio, le aziende hanno programmato 360 assunzioni di tecnici per la gestione dei processi produttivi, ma l'83% dei posti rischia di rimanere scoperto. Ci sono poi i numeri delle tipologie dei rapporti di lavoro: il 60% dei contratti previsti per novembre è a tempo determinato, stabile rispetto al mese precedente, seguiti da quelli a tempo indeterminato con il 28% dei casi, in crescita di un punto percentuale rispetto a ottobre 2024. L'apprendistato rappresenta la tipologia contrattuale prescelta per il 7%, mentre gli altri contratti rappresentano il 5% del totale complessivo regionale. Saranno domani pomeriggio a Trivero nel Biellese i funerali del piccolo Enrico Esteves Sangoi, morto all'età di 3 anni in un incidente stradale a Val di Lana. La notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre l'auto condotta dal padre con a bordo tutta la famiglia andò a sbattere contro un muretto violentemente. Trasportato ad urgenza nel soccorso all'ospedale Regina Margherita di Torino, il bimbo è morto poco dopo il ricovero per la gravità delle ferite riportate nell'incidente. Il Ministero del Turismo ha stanziato 15 milioni di euro per le imprese turistiche, ricettive e ristorazione danneggiate dall'alluvione che ha colpito la Valle d'Aosta e il Piemonte lo scorso fine giugno. Sentiamo. I danni maggiori dovuti a frane e smottamenti causati dal maltempo dello scorso 29 e 30 giugno furono a Cogne e Cervinia in Val d'Aosta e nelle valli del Torinese, la Valsesia e Macugnaga in Piemonte. Dopo un'attesa di 5 mesi arriva dunque dal Ministero del Turismo un contributo di 15 milioni di euro per quelle aziende turistiche senza copertura assicurativa o di contributo pubblico che subirono danni oltre che strutturali anche in termini di calo del fatturato del 30% rispetto al 2023, il periodo da valutare dal 1 luglio al 31 agosto, quando per la chiusura di alcune strade e linee di collegamento molti dei luoghi colpiti dal maltempo furono irraggiungibili. Il decreto elenca una lunga serie di tipologie di aziende turistiche e ricettive comprese nel contributo.
Vi sono quindi, oltre alberghi e ristoranti, anche gli impianti di risalita o di innevamento artificiale, gli stabilimenti termali e poi tipologie di aziende diverse ma pur sempre legate ai flussi turistici, come quelle di noleggio attrezzature sportive invernali, oppure le agenzie di viaggio e tour operator, comprese nel decreto anche le scuole di alpinismo e di sci, i parchi tematici e i parchi di divertimento. Una platea quindi molto ampia. Il Ministero del Turismo comunica che l'istanza di accesso ai contributi dovrà essere presentata attraverso un link che verrà pubblicato sul sito web istituzionale del Dicastero e ci saranno 10 giorni di tempo per farlo. Per ulteriori informazioni sull'ambito territoriale di riferimento, i codici Ateco, i criteri di assegnazione e altri dettagli, il Ministero rimanda al testo completo del decreto. Sui 15 milioni di euro di ristori ministeriali per le imprese turistiche valdostane e piemontesi danneggiate dall'alluvione del giugno scorso è intervenuto criticamente il presidente dell'Associazione degli Albergatori e Imprese Turistiche della Valle d'Aosta, ADAVA, Luigi Fosson, che ha detto produrre entro 10 giorni dalla pubblicazione della piattaforma per la presentazione delle domande una perizia asseverata da parte di un revisore contabile che attesti la riduzione dell'utile rendono di fatto inaccessibile l'agevolazione alla maggior parte delle imprese coinvolte. Ora ci spostiamo a San Baudolino, sabato ad Alessandria, la tradizionale fiera di San Baudolino, nel cortile della Camera di Commercio, vetrina per i prodotti enogastronomici del territorio, si è tenuta anche la tradizionale premiazione dei migliori esemplari di trifole. Abbiamo sentito un esperto in materia, sentiamo. A questo punto tutti ce lo chiediamo alla Fiera di San Baudolino, stagione del tartufo 2024, autunno 2024, come si presenta? L'acqua c'è? Sempre più difficile, che mette alla prova terribilmente i bravi cercatori, perché l'andamento climatico, ancora una volta, diverso dall'anno scorso ma strano, quest'anno ad esempio ha riservato molta più pioggia di quanto negli anni scorsi invece ci si lamentava della siccità. E allora i fondi valle, molti fondi valle buoni per questo tipo di prodotto, si sono trovati troppo inondati. E adesso oltretutto è tardato una cosa, è tardato il freddo, perché il buon tartufo e le buone volate di produzione si sono sempre verificate storicamente quando c'è il cambio di stagione, arrivano le prime brinate e maturano i tartufi già quelli un po' più profondi. Quest'anno i primi giorni di freddo sono questi, ma siamo a San Baudolino, siamo in pieno novembre e quindi siamo in ritardo di più di 15 giorni. Potrebbe darsi che più avanti, purtroppo a fiere concluse, però c'è il Natale, venga fuori ancora una volata di tartufi buona. Vedo però che nonostante tutto i piatti ci sono, si stanno riempiendo. C'è anche qualche buon tartufo nero che sta essendo rivoltato negli ultimi tempi, per fortuna, ma ci sono dei bei bianchi e quindi credo che con la premiazione anche quest'anno San Baudolino avrà la sua gloria. Quest'anno è slittata anche la fiera, è slittato il periodo della raccolta, della ricerca del tartufo di qualche giorno, ma è slittata in tutto il Piemonte, segno del cambiamento dei tempi. Beh, credo che il legislatore si sta adeguando ai cambiamenti climatici ed è anche giusto, perché in effetti è tutto un po' in ritardo, salvo certe produzioni, ad esempio la vendemmia anticipa, e quindi il clima sta facendo quello che vuole lui. Molta scienza dice che lo stiamo aiutando con i nostri scarichi in atmosfera. Comunque sia, così è, bisogna che l'agricoltura si adegui, ricompare l'ulivo dove era scomparso da secoli, e la vite va sempre più a nord e si sposta nelle parti alte delle colline, perché così può produrre anche dei vini particolari che un tempo non conoscevamo. Ultima domanda, ma i prezzi quest'anno come sono? E i prezzi sono un po' da miocardio agitato, perché santo Dio, qui stiamo parlando di 300 e più euro a letto per pezzature non da fiera ma da buona tavola, e vedo anche i prezzi del nero
che si fanno rispettare. Leggevo 150 euro letto. Pensiamo che fino a pochi decenni fa quel cagnolino che si permetteva di scodinzolare davanti a un nero veniva trattato con la punta del piede destro. Questa sera a Non vedo l'ora la trasmissione di GRP Verra TV condotta da Roberto Monteriso, Viaggio a Cantoira. Vi racconteremo anche una delle sue borgate, Lities. Ne scopriamo di più nel prossimo servizio. Io vi ricordo il consueto appuntamento con Non vedo l'ora, sempre alle 20.30 e sempre sul canale 15. Io partirei anche nel raccontare un pochettino, e scopriremo anche questo territorio, quanto è diffuso, perché ci sono varie borgate che meritano assolutamente di essere scoperte, ci si sposta giusto un po', tutto però all'ombra del vostro simbolo, dietro di noi, Santa Cristina. Allora, diciamo che Cantoira ha un andamento un pochino particolare, nel senso che è un paese che si sviluppa in lunghezza, non ha un vero e proprio concentrico ma ha tutta una serie di frazioni che si dispiegano lungo la strada provinciale, e quindi abbiamo la montagna su un versante e la stura dall'altra, che fa un po' da linee di confine all'interno del quale si sviluppa l'abitato. Abbiamo la fortuna di avere due bellissime borgate nella parte alta della montagna e sono Vru e Lities. Come hai ricordato tu, noi siamo tutti sotto lo sguardo vigile di Santa Cristina, che è la nostra compatrona e il cui santuario si erge su questa montagna che abbiamo qui davanti. È un santuario che ha più di 500 anni, è un luogo carico di tradizione, di storia, ma soprattutto di grande devozione da parte dei cantoiresi che, quando hanno qualche pena nel cuore, rivolgono gli occhi a Santa Cristina e sono certi di ottenere un aiuto. E quando invece hanno una gioia, rivolgono lo stesso lo sguardo a Santa Cristina per ringraziare, e la gioia diventa ancora più grande. Per ora è tutto, dopo la sigla c'è lo sport. La Juventus ha deciso di esonerare dalla guida della Next Gen l'ex difensore Paolo Montero. Intanto la prima squadra è tornata ad allenarsi dopo la vittoria di sabato sera nel derby della Mole. Alla fine la decisione è stata presa. La Juventus ha infatti deciso di esonerare Paolo Montero dalla guida della Juventus Next Gen, la squadra Under 23 che milita nel girone C. La decisione di sollevare l'ex difensore bianconero è arrivata dopo una serie di risultati negativi che hanno portato la squadra all'ultimo posto in classifica con soli 7 punti totalizzati. La Next Gen ha infatti perso 7 delle ultime 8 partite, compresa la recente sconfitta contro il Foggia. Montero, che aveva iniziato la sua avventura con la Juventus come allenatore dell'Under 19 nel 2022, è stato promosso alla guida della Next Gen nel 2023. Dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, anche una brevissima parentesi sulla panchina della prima squadra. Il testimone passa, o per meglio dire ripassa, a Massimo Brambilla, attualmente libero dopo l'esperienza con il Foggia, che ha già allenato la Juventus Next Gen in passato e che gode della stima della dirigenza per la sua capacità di lavorare con i giovani talenti. Tornando alla prima squadra, la Juve ha ripreso la preparazione alla continenza dopo il giorno di riposo post-derby concesso da Thiago Motta. Intanto arriva il bilancio del direttore tecnico della Juventus Cristiano Giuntoli di questa prima parte di stagione. Il bello del campionato è avere tante squadre lassù, noi siamo lì, anche se abbiamo avuto qualche infortunio di troppo. Siamo contenti di Motta, non era facile ripartire con tanti giovani e cerchiamo di non smettere di sognare. Siamo orgogliosi di Savona, è un fiore all'occhiello del settore giovanile e continuerà a far parlare di sé, ha aggiunto in un'intervista televisiva parlando del classe 2003 convocato per la prima volta da Spalletti nella nazionale maggiore. Anche Locatelli è un ragazzo straordinario, ha sottolineato. Ildiz sta indossando una maglia molto pesante, la numero 10. Crediamo in lui, che sta facendo bene, ci vuole pazienza perché è un 2005. Infine sul mercato. Ci guardiamo intorno, siamo alla finestra e valutiamo diverse situazioni, dice Giuntoli sul possibile sostituto di Bremer, anche se i tempi sono prematuri. Quello che cerchiamo è un ragazzo disponibile, pronto a mettersi in discussione e a fare parte di una squadra come la Juve. Ha così concluso il direttore sportivo bianconero. Momento complicato in casa Toro dopo la pesante sconfitta nel derby.
con Emanuele Gamba per commentare una brutta sconfitta del Torino nel derby, una sconfitta arrivata senza lottare. Sì, una sconfitta di una squadra vuota, spenta, rassegnata soprattutto, ed è la cosa, secondo me, da un lato più prevedibile, dall'altro più preoccupante, perché in questo momento il Torino, questa roba qua, non è in grado. Io penso che avrebbe perso con qualunque avversario sabato, non solo con la Juventus. E questo trend chiaramente fa un po' paura. Vanoli deve intervenire in maniera abbastanza drastica per cambiarlo, perché il rischio della deriva è molto grande. Anche perché adesso c'è la sosta per le nazionali, si torna in campo il 24 di novembre. C'è del tempo, anche se i nazionali alcuni mancheranno. Vanoli ha detto: il nostro campionato inizia contro il Monza. Come si riparte? C'è una partita che dà subito un carico di responsabilità grandissima, perché giustamente Vanoli ha detto: guardiamo un attimo dietro di noi, non più davanti. Il Monza è una di quelle squadre che lotterà fino all'ultimo, o forse no, però per la retrocessione. E è chiaro che è una partita decisiva, perché battere il Monza significa lasciare dietro i 9 punti, significa respirare, significa davvero ricominciare il campionato. Però io sono preoccupato dal carico di responsabilità, di tensione che la squadra si porterà dietro proprio per questa partita. Paradossalmente sarebbe stato più facile per il Torino giocare una partita più difficile contro un avversario più importante. E questa viene già vista come l'ultima spiaggia, come la partita che se fallisci veramente sei alla deriva, e quindi si vedrà davvero, secondo me, la tenuta psicologica di questa squadra. Serie A2, basket femminile, sfuma ancora la prima vittoria casalinga del Basket Torino contro il Cagliari tra le polemiche. Un fischio sbagliato e il Cagliari rimandano la possibilità della prima vittoria casalinga per il Basket Torino femminile. Finisce 54-50 per le sarde, l'incontro valido per la sesta giornata d'andata del campionato di A2 femminile. Partita equilibrata che avrebbe potuto prolungarsi fino al supplementare, ma un errore del primo arbitro, Scarfò di Palmi, ha annullato un regolare canestro delle Linci, consegnando la partita nelle mani delle ospiti. Veniamo ai fatti, mancano 33 secondi alla sirena finale. Cagliari conduce su Torino per 52-50. Nicoletta Baima appena ha costretto le ospiti all'infrazione degli 8 secondi, consegnando a Torino l'azione che potrebbe condurre le Linci al supplementare. Giacomelli rimette in gioco per Jankovic, che serve Colli. Colli restituisce la sfera a Giacomelli, che tenta un primo tiro corto, sul quale tuttavia si avventa ancora una volta Baima, che innesca Giacomelli per una seconda disperata conclusione, questa volta efficace, e il canestro del 52 pari, e varrebbe il supplementare, non per il primo arbitro che annulla l'azione per infrazione dei 14 secondi. Già dal vivo molte le perplessità. La sirena pareva essersi attivata a pallone già in volo. La prova dell'errore arbitrale dai due fermi immagini e dai video che le nostre telecamere di GRP hanno ripreso allo Sport Club di Venaria. In alto vediamo Giacomelli ancora con il pallone tra le mani a 33 secondi e 0 decimi dalla fine. In basso, dopo 14 secondi esatti, a 19 e 0 decimi dalla fine, in volo verso il canestro. La partita finisce lì. I 19 secondi residui costringono Torino al fallo sistematico per mandare Cagliari ai tiri liberi, che non sbaglia per il 50-54 finale, ma con un fischio di troppo. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Peccato, perché era dubbio, però tanto ormai è inutile piangersi addosso. Abbiamo lottato fino alla fine, che quella secondo me è la cosa che conta. Ma diciamo che sto cercando di dare tutto il possibile, sono ancora un po' in ripresa, qualche acciacco, però sto cercando di dare il mio contributo alla squadra, come in realtà stiamo facendo tutte. Il bello del basket, purtroppo, cioè, se state grandissime difese da ambo le parti. Abbiamo sbagliato troppo all'inizio, qualche decisione arbitrale poteva essere diversa, però bisogna accettare quello che gli arbitri decidono, per cui abbiamo perso una partita che era importante, perché li avremmo raggiunti e ci dava una certa tranquillità in classifica. Invece così dobbiamo risalire. È tutto, ora la linea passa al meteo, poi nella seconda parte del telegiornale avremo ospite in studio Marco Fontana, segretario di Forza Italia a Torino. Si parlerà dei primi mesi per la giunta Cirio e del ruolo di Forza Italia. Restate con noi.